mi sono svegliata. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliata e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio popolare, è qui che lotta. La Costituzione. Rossi tocca, l'Italia popolare, è qui che lotta. La Costituzione. Non si tocca, l'Italia popolare, è qui che lotta. Radio Milano Liberata. In nome del popolo italiano, il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia assume tutti i poteri civili e militari. Proclama lo stato di eccezione in tutto il territorio di sua competenza. Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti. I loro membri devono abbandonare il loro posto immediatamente e recarsi nei campi di concentramento in attesa dell'accertamento delle rispettive responsabilità. Tutti gli appartenenti alle forze armate tedesche sono dichiarati prigionieri di guerra. Sono istituiti i tribunali di guerra. Essi siedono in permanenza e le loro sentenze sono emanate in nome del popolo italiano ed eseguite immediatamente. I membri del governo fascista e i gerarchi colpevoli di aver condotto alla soppressione delle garanzie costituzionali, di aver distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese e di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e nei casi meno gravi con l'ergastolo. Ricordo di quel tempo ormai così lontano che ha portato nelle nostre case, nelle case di tanti italiani, lutti, rovine, distruzioni. È un ricordo che non può essere limitato soltanto a questi eventi tragici. Bisogna pensare e bisogna che i giovani d'oggi, gli uomini di domani, lo sappiano. Bisogna pensare che quei giorni furono la conclusione di una dura lotta. Una dura lotta che aveva come scopo la liberazione dell'Italia, la liquidazione della tirannide fascista, la democrazia nel paese. E bisogna dire che questi obiettivi li raggiungemmo con questa lotta. Naturalmente la guerra è guerra e anche alcune parti di questi comunicati del 26 aprile del 1945 al giorno d'oggi possono sembrare crudeli, disumani. La verità è che ogni guerra è crudele e disumana. Il vero problema non è di scoprire oggi quali sono le caratteristiche di qualunque guerra, comprese quelle che si stanno combattendo oggi. Il vero problema è di sapere quali sono le ragioni per le quali questa guerra si combatte. Il maresciallo Graziani, dopo aver cercato inutilmente scampo in Svizzera, si è arreso alle formazioni patriote di Como. Sempre a Como, il segretario del Partito Fascista Repubblicano, Pavolini, si è asserragliato con un centinaio di camicie nere in una caserma ed è strettamente assediato dai nostri partigiani. Avanguardie della Quinta Armata sono entrate a Lodi,
È probabile che gli angloamericani possano essere a Milano in giornata. Intanto le voci di una capitolazione totale delle forze armate tedesche in Italia si vanno sempre più confermando. A Rovagnate, patrioti della brigata Adda hanno arrestato Farinacci. Al momento dell'arresto si trovava su un'automobile militare germanica in compagnia di un maresciallo tedesco e di due donne. Farinacci è stato accompagnato a Vimercate al comando della brigata Adda. Qui Radio Milano Liberata. Volontari della Libertà si sono impadroniti oggi alle 16 a Giulino di Mezzegre, Como, di Mussolini, Pavolini, Zerbino, Barracco, Mezzasoma, Liverani, Ruggero Romano, Coppola, già professore a Bologna e collaboratore del Corriere della Sera, Bombacci, Porta, Gatti, Daquanno, giornalista del regime e membro della feroce pattuglia futurista imperialista, della Petacci e di altri gerarchi di minore importanza, giustiziandoli dopo un breve ma regolare processo. Il CLN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale che il fascismo per 20 anni gli ha negata se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare, senza esitazioni, giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano, tali eccessi non abbiano più a ripetersi. I morti in qualsiasi guerra suscitano pietà, suscitano senso di solidarietà. I morti, come si dice, sono tutti uguali. Ed è vero che i morti sono tutti uguali. Ma i vivi non sono tutti uguali. E anche i morti del 1945, da vivi, non erano tutti uguali. C'erano quelli che si battevano per quegli obiettivi che ho appena detto, la democrazia, la libertà, la fine della guerra, e c'erano quelli che invece si battevano sotto le bandiere di coloro che avevano scatenato la guerra, che avevano organizzato i campi di sterminio degli ebrei, che avevano portato al massacro tanta parte del nostro paese e la sua gioventù. Per certi aspetti si può dire che anche quei giovani che combattevano sotto le altre bandiere erano essi stessi delle vittime e dei carnefici contemporaneamente. Cosa vuole? Io ho avuto mio fratello che è stato fucilato insieme con altri 16 partigiani a Stia nel 1944, il 17 di aprile. Era un plotone di esecuzione che era costituito da SS tedeschi e da ragazzi, da giovani delle brigate nere. Quei giovani che hanno sparato e che hanno ammazzato quei 17 giovani, fra i quali c'era anche mio fratello, partigiano, ripeto, erano certamente dei carnefici, ma erano loro stessi delle vittime del regime che li aveva portati a quell'eccesso, a quell'errore drammatico, terribile. Oggi, che cosa dobbiamo fare il 25 aprile del 1994? Che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che siamo tutti fratelli? Certo che siamo tutti fratelli, siamo tutti italiani, ma ricordando quel tempo e parlando di quel tempo e dei pericoli che forse ancora oggi incombono sulla democrazia del nostro paese, noi dobbiamo ricordare e far sapere a tutti gli italiani
che la ragione per la quale noi allora combattemmo e conquistammo la libertà, la repubblica, la democrazia, erano ragioni buone allora e sono ragioni buone adesso. Facciamo in modo che quel tempo duro e crudele non ritorni, ma perché quel tempo non ritorni, bisogna che la democrazia rimanga intatta nel nostro paese. L'Italia popolare è qui che lotta! La Costituzione non si tocca! L'Italia popolare è qui che lotta!